Io direi che cominciamo. Faccio una premessa. Siccome oggi con i talk base ci siamo un po' sovrapposti, nel senso che le persone che si occupano dell'argomento un pochino più semplice hanno fatto quasi tutti le stesse cose, no? Cioè, dal punto di vista. Mi vorrei divertire, se possibile, con voi, nel senso buono, cioè cercare di capire se ci sono magari degli argomenti che non avete capito dei miei predecessori, quelli che hanno parlato prima di me, se c'è qualche cosa che non avete capito, che non sapete, che non... mi affido a voi, anche le domande cattive vanno bene, tranne quelli che me le fanno apposta. L'idea dovrebbe essere quella di eventualmente sorvolare magari altre cose più difficili per soffermarmi su quello che mi dite, che mi possa dire. Suggerimenti? Non mondo, eh? Allora, io direi che possiamo cominciare. Se trovo il mouse. Allora. Sì, volevo chiederti se puoi spiegare sul tema kernel, la differenza tra kernel di Linux e kernel di Linux per quanto riguarda il driver. Ok, ci posso provare. No, perché so. Ci posso provare. Ci posso provare. Altro? La domanda è differenze tra il kernel di Linux e il kernel di Windows, è già una domanda un po' tecnica, però molto semplicemente posso spiegarlo. Sì, 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 sì. Assolutamente, ci provo. Ci provo. Altro? Altro, altro, altro. Ok, io comincio. Poi se mi vengono idee, se dico delle cose strane, voi non capite, fermatevi, intanto io sono qui apposta per darvi spiegazioni. Allora, intanto mi presento, io sono. Un assedio semplice, cioè mi piace molto seguire le presentazioni degli altri perché così mi addentro anche nel metodo che loro utilizzano per comprare le loro presentazioni. A me tempo fa ha colpito molto Ron Chiesa, spero che oggi non sia in giro perché non ne parlo male, non ne parlo neanche bene. Lui quando comincia le sue presentazioni di solito spende circa 20 minuti per spiegare che cosa fa, che è più pubblicità per il suo lavoro che non per effettivamente quello che deve spiegare. Io lo faccio solamente per un motivo, vorrei che voi capiste un tanto con chi avete a che fare e quindi poi magari su queste domande potranno anche arrivare. Ho messo, quando mi hanno chiesto che cosa scrivere sotto Massimo Lugoli, ci ho fatto mettere questo bellissimo architetto di sistemi che non è una qualifica che esiste da nessuna parte, in realtà esiste in informatica con un'altra definizione che è quella di system engineer, cioè ingegnere dei sistemi. E il mio compito normalmente, questo è il lavoro che faccio, è quello di armonizzare le infrastrutture che sono basate su sistemi differenti, quindi non è una singola macchina, di solito sono più sistemi, e all'interno di una singola macchina andare a cercare quelle che sono criticità sul discorso delle prestazioni piuttosto che sulla composizione dell'hardware, del software, del sistema per cercare di ottenere prestazioni migliori, maggiore sicurezza, tutti i lavori che sono in qualche modo collegati con le prestazioni e la velocità dei sistemi, ma anche ultimamente con l'affidabilità piuttosto che la sicurezza intesa in 360 gradi, non è solamente la sicurezza degli accessi dall'esterno, ma anche la sicurezza delle informazioni, quindi come vengono salvate le informazioni sul disco, come vengono fatti i backup, è una cosa molto ampia. Architetto perché il compito mio non è quello semplicemente di prendere un pezzo e utilizzarlo, ma di prendere tanti pezzi, metterli insieme e costruire delle infrastrutture che sono molto voluminose. Faccio questo riferimento anche al mio cognome perché io sono, vabbè, le mie origini sono sarde, non si dice Nuvoli ma Nuvoli. È una cosa, è un piccolo, tutti mi chiamano così, capisco uno l'altro, non c'è nessun problema, però nella media si sbaglia sul mio cognome, visto che le mie origini sono quelle, ogni tanto così mi fa sorridere. Io sono amministratore delegato di Progetto Archivio SRL, una società che si occupa di questo tipo di lavoro. Io fondamentalmente all'interno della struttura che copro questo ruolo della parte sistemistica, sulla parte sistemistica. Ci tengo a dire questa cosa perché, come vedrete dopo, faccio dei riferimenti nel mio curriculum, ma sono molto breve, non mi dilungo.
la mia società, insieme ad altre persone, perché è un team, non, sono, non è una società sola, ha sviluppato negli ultimi 10 anni circa 3 milioni di euro di fatturato. Quindi non siamo una piccola società, siamo una piccola società che ha fatto tanto lavoro, prevalentemente nel mondo della sistemistica e della consulenza, nel mondo del software libero. Questo lo specifico perché non è una cosa che fanno tutti. È stato un obiettivo che siamo posti sin dal principio, l'abbiamo combattuto, ha richiesto notevoli sacrifici, spero che insomma, si capisca che c'è del lavoro. Nel mio curriculum lavorativo io, se lo volete, è su LinkedIn, quindi non devo dirvi nulla, se vi interessa andate a vederla. Ho incominciato da consulente a 16 anni, quindi io nell'86 avevo già la partita IVA, ma già mi occupavo da anni di queste cose, ho cominciato a 14-15 anni, pasticciavo con l'hardware, era abbastanza tosto. Dal 2007 mi occupo della mia società, ero già prima socio, ma poi ho cambiato praticamente lavoro. Non c'è altro da dire, almeno le cose che vi possono interessare ci sono su LinkedIn, lo cito perché è meglio che fare tanti minuti dedicati a questa cosa. Per quello che riguarda GNU Linux, io ho cominciato a occuparmi fondamentalmente dentro gli LS, si parla del 1994-95 più o meno. Allora faccio parte del direttivo di LS, poi ho smesso, sono diventato anche, ho fatto parte del Pluto. Il Pluto magari nessuno lo conosce, neanche nessuno conosce gli LS. ILS è l'entità nazionale, la società fisica riconosciuta a livello giuridico che si occupa del dominio Linux.it. Pluto è una specie di pezzo di ILS che è nato per gestire tutte quelle attività che erano più verso gli utenti, quindi aveva consulenza, verso le scuole. È stato un bel calderone di persone che ha portato a sviluppare notevoli progetti. Molti progetti sono nati dal Pluto e non da ILS, ILS è un po' più burocratico, il tutto un pochettino più orientato a fare le cose buone. Mi sono occupato del Lub di Pinerolo, oggi non sono a Pinerolo perché dal Lub di Pinerolo sono uscito, e lo dico, non è una polemica, semplicemente quando si sta in un gruppo a un certo punto si raggiunge una saturazione, ci si rende conto che la propria presenza all'interno del gruppo non è più proficua, prendi, vai, fai altre, percorri altre strade senza nessun problema, non è stata, cioè il Lub oggi è la Torre Pellice, fanno le loro cose senza nessun problema. Poi ho cominciato a lavorare, a parlare di Linux in pubblico nel 98, il primo talk ufficiale era Linux Meeting a Roma, poi da lì e poi c'è stato un seguire, Padova, Bologna, Milano, diciamo che ho girato quasi tutti i Linux Day nazionali, e poi a un certo punto in là negli anni 2000 è incominciato ad esserci Linux Day, mi sono avvicinato per piano a Torino, Alessandria, Torino, poi Pinerolo ovviamente. Diciamo che non sono un novello da questo punto di vista, mi sono occupato già abbastanza. Non c'è scritto niente qui, ma in realtà vi posso assicurare che per portare avanti i progetti come quelli che porto avanti, veramente bisogna dedicarci molto, non è sufficiente semplicemente il lavoro, bisogna spenderci parecchio tempo. Il nostro lavoro, soprattutto la parte sistemistica, è un lavoro che si svolge fuori dagli orari non lavorativi, almeno per noi è così, quindi è abbastanza massacrante. Passerei quindi alle cose buone, ovvero alla presentazione sulla parte di sistema. Io ho un compito ingrato, quello di farvi capire una cosa complicatissima, spiegandola a delle persone che di complicazione magari fanno meno. Ho pensato di seguire una traccia. La traccia fondamentalmente è questa. Voi quando accendete un computer vedete il computer che fa determinate cose. E ognuna di queste cose che fa la macchina è governata da un componente, da qualcosa che è presente all'interno della macchina. Questo dovrebbe aiutarvi anche a focalizzare, a capire qual è l'oggetto di cui stiamo parlando. È più semplice, almeno secondo me è più semplice vederlo in questo modo. La macchina è composta da pezzi, componenti fisici. Anche i portatili sono fatti sempre di hardware, c'è un processore, c'è della RAM, ci sono dei dischi, ci sono delle periferiche USB, c'è un po' di tutto messo dentro un computer. E la macchina quando è spenta non fa niente, questo non è una banalità, ma è veramente così. In realtà non bisogna fate quello, la macchina spenta, la maggior parte dei computer quando sono spenti non sono spenti. C'è comunque una piccola parte del sistema che è funzionante, che è quella che è legata a gestire l'accensione della macchina. Premete un tastino, questo tastino non è messo sul 220, non è l'interruttore che va giù e attacca il 220 alla macchina, ma è una cosa che interagisce col sistema e dice all'alimentatore: alimentami, fammi partire. Viene fornita la corrente al sistema, il sistema
si alimenta e comincia a funzionare. Quando viene raggiunto il livello di energia totale, cioè proprio a livello fisico, un filo dell'alimentatore che dice c'è tutta l'alimentazione, benissimo, la piastra parte, ricomincia e l'hardware è fondamentale per il funzionamento di tutto quello che segue. Se l'hardware non funziona è una catena che si spezza immediatamente, cioè se la macchina non funziona non può partire. E uno dei una delle parti fondamentali della partenza della macchina, che spesso viene saltata dalle persone, è il fatto che la macchina deve riconoscere tutto quello che è attaccato addosso. Quindi tutte le periferiche che sono montate sul sistema devono essere in qualche modo, c'è proprio il termine enumerare, cioè una cosa che a livello di video si mette lì e dice c'è una scheda video, c'è una scheda seriale, c'è una scheda parallela, c'è un bus USB, c'è tutto. Raccoglie tutte queste informazioni e se le tiene in questo momento da parte, non sono utili al BIOS per partire. Però servono alla macchina già solamente per dire ok, visualizzo una schermata, c'è una tastiera, iniziamo a fare qualcosa. Il passaggio successivo, appunto, il passaggio del BIOS, è proprio relativo a questa componente. Il BIOS è una specie di programma che c'è in tutte le macchine, anche nelle macchine più semplici, anche i cellulari Android ce l'hanno, un bootloader che è una specie di componente che interagisce con l'hardware in qualche modo, ma viene incaricato di caricare la prima parte del sistema operativo. È quello che interagisce con la macchina che dorme e con le periferiche attive che poi saranno quelle che forniranno il sistema che deve funzionare. Ribadisco il concetto, il BIOS non funziona, la macchina non parte, non ci sono santi. Se il BIOS non riconosce una periferica, quella periferica non la vedrà nessuno. Quindi se avete il problema di vedere una periferica a livello di macchina, il primo posto da cercare è, se non viene vista dal BIOS, non la vedrà nessuno. Poi ci sono periferiche che non vengono viste dal BIOS, ma vengono viste dal sistema, ma questo lo vediamo più avanti. I tipi di BIOS ne esistono almeno 2, 3, 4, 5, 10, è una miriade, non ce n'è uno o due, ce ne sono alcuni. Attualmente le macchine in commercio hanno due tipi di BIOS, quello tradizionale e quello che adesso si chiama EFI, che è una struttura un po' più articolata di quella vecchia del BIOS, mettetela così, un po' più potente di quello vecchio. Tenete conto che il BIOS è un sistema operativo a tutti gli effetti, quindi è già di per sé un sistema che interagisce con la CPU, interagisce con le periferiche e come tale può essere definito un sistema operativo. Quindi, ci sono modi per operare direttamente sul BIOS? Cioè è possibile proprio andare a vedere che cos'è il BIOS che non va dal computer? Dal computer no. Allora, domanda molto tecnica. Esistono delle schede madri, dei sistemi, anche per esempio le macchine Linux, che hanno delle possibilità di interagire con il BIOS, ma stiamo parlando di procedure di recovery, cioè la macchina, l'hardware, deve avere un'interfaccia che ancora prima di fare partire il BIOS ti permette di interagire con la macchina stessa. Ok, è abbastanza complesso. Dopo la test card? Sì, però già lì c'è il BIOS che funziona, la test card interagisce con il BIOS. Sì, ma ti fa vedere quello che non vede. Sì, sì, anche se la bugia non funziona. Sì, ci sono dei dispositivi da mettere che si collegano sul bus PCI che permettono di vedere delle cose che sta facendo il BIOS, però siamo sempre a livello di diagnostica, non si interagisce poi più di tanto. Se il BIOS non funziona, non c'è, diciamo che siamo alla frutta, cioè quando una macchina ha il BIOS danneggiato, oddio, cosa facciamo? Cioè, giusto, abbiamo un problema, ma è grosso. Andiamo avanti, domanda? Tutto chiaro per ora? Troppo difficile, se qualcosa non vi è chiaro me lo dite, mi fermo. Allora, una volta che il BIOS ha incominciato a enumerare tutte le periferiche, ne troverà qualcuna che di solito è uno storage, un disco, un CD-ROM, una pendrive USB, un piccione del giardino, ma qualsiasi cosa su cui possa essere scritto un sistema operativo lo troverà. Ci deve essere, altrimenti la vostra macchina è perfettamente inutile. Su questo dispositivo ci sarà questo componente che si chiama bootloader, che è una cosa che c'è su tutte le macchine, c'è anche in Windows, tanto per dirne una. Ed è il componente che si occupa di interagire col BIOS in fase di partenza, viene caricato in memoria, di solito è un componente piccolo, perché sta nei primi 1024 o 2048 o 4096 byte del disco, adesso dipende dal tipo di bootloader, eccetera, ma è molto molto piccolo, la prima parte è veramente molto molto compatta. Dopodiché questa parte viene caricata in memoria, viene eseguita, interagisce col BIOS, va a cercare su uno dei file system i dati che devono essere caricati per far partire la macchina.
Questo componente è delicatissimo, è la parte più difficile del Mac, è uno dei componenti che ha avuto una maggiore evoluzione nel mondo Linux, e per esempio sotto Windows posso dire è abbastanza penoso, perché si ferma veramente di fronte a un boot, a niente. Il compito del bootloader è quindi, vedete, quello di caricare i primi componenti del sistema. Il primo componente che viene caricato è il kernel, e questo succede anche sotto Windows, non è una cosa anomala. E la differenza sostanziale, venendo alla domanda che si collega a questo punto, è Linux può essere, può, non è detto che lo sia, completamente monolitico, cioè può essere un kernel che dentro ha tutto, tutti i driver, tutto, esattamente un blocco unico. Prendete per esempio i cellulari con Android, il kernel di Linux che c'è sui cellulari è quasi un tutto monolitico, ci sono pochi moduli attaccati sopra. Le vecchie macchine nel 2000, i sistemi Linux che si usavano nel 2000, erano quasi tutti monolitici. Poi a un certo punto, siccome le dimensioni del kernel crescevano, diventava difficile gestire questo monolitico sempre più grosso, se si arriva a 3 mega di monolitico, a un certo punto hanno detto qua non va bene questa cosa. Allora si è affiancato al kernel monolitico un disco, un'unità di disco, dove dentro ci sono degli ulteriori driver da caricare, che si chiama InterD. Questi due componenti messi insieme, caricate allo startup della macchina, sono quelli che permettono poi di andare avanti a caricare tutto il resto. Le macchine moderne, Ubuntu per esempio, carica Linux, che è il kernel, poi carica l'InterD. Una volta finito di caricare Linux, viene eseguito l'Interd proprio a livello di esecuzione. Dentro l'Interd ci sono i device driver, c'è l'inizializzazione dei dischi, con di tutto lì dentro, cioè parecchie cose che sono utili per risvegliare ulteriori componenti che servono poi alla macchina per andare avanti. Quindi la funzione dell'Interd è molto delicata, può essere non presente su un sistema, ma in realtà nei sistemi moderni è quasi indispensabile. Una volta per fare i kernel monolitici, se lo ricordo perché è esperienza fatta da me, arrivati alla produzione di una macchina, per poterla veramente utilizzare dovevi compilare un kernel con tutti i driver dentro in modo che fosse utilizzabile. Oggi come oggi questo non serve più. Nel momento in cui hai un kernel modulare, prendi il kernel, lo metti e il kernel deve essere in grado di interagire un minimo col sistema, tutti i driver che servono in più per far funzionare quel kernel, per interagire con la macchina, li metti nell'interd. Semplice, banale, uno strumento molto potente che quando ha finito di caricare ha praticamente il 95% delle cose che servono alla macchina già pronte e disponibili. La macchina è già popolata, ha già tutti i suoi meccanismi, device driver che gli permettono di accedere al disco, al sistema, alla scheda video in maniera base. Tutto quello che succede dopo sono tutte cose che vengono fatte da componenti poi del sistema operativo, non più dell'InterD che è un piccolo sistema operativo, ma il sistema operativo quello definito. Come dicevo, kernel oppure kernel più in Interd, queste sono tutte cose che vi ho appena detto. Allora, qui andiamo su un argomento tecnico ma riguarda purtroppo chi si avvicina anche al mondo Linux. I dischi sono divisi, non sono pezzi unici, devono essere divisi in qualche modo, okay? Non necessariamente questa suddivisione deve essere caotica. Questo è una delle cose belle che c'è nel mondo Linux, secondo tanto vedi della gente dice no, ma le partizioni 25, partizioni 4, ho visto adesso all'IP un portatile con 7 partizioni, va benissimo, diventa difficile da gestire, diventa complicato vedere questo tipo di cose. Una delle filosofie base di Linux, è proprio il keep it simple, cioè le cose devono essere semplici, usano, legale, oltre misura, oltre quello che serve. Lasciate fare le cose complicate a quelli che sanno farle. Se voi siete utenti normali, fidatevi delle impostazioni di base che vi dà un normale installatore di Linux. Vi dice di fare una partizione unica con tutto dentro, pace all'anima, è la soluzione migliore. Mi toglie problemi ROM e qualsiasi altro tipo di sistema. In questo momento, a livello di partizione, si sta creando un pochettino di caos. Questo perché non solo Windows, ma anche Linux soffre dell'aumento delle dimensioni dei dischi. Per cui da MBR, che è un vecchio sistema di partizioni che è nato nella notte dei tempi con i primi hard disk, quindi stiamo parlando degli anni 90, adesso si è passati a una cosa che si chiama GPT, che è un sistema di partizioni più evoluto, e le partizioni standard di un disco sono 4, cioè posso fare. Poi si possono fare le partizioni estese, però ragioniamo di cose semplici, 4 partizioni sono veramente poche, se uno ha un disco un po' articolato diventa matto. Invece con GPT si possono creare N partizioni, strutture molto più complesse e soprattutto
si sono supportati i dischi di dimensione superiore al tera. In realtà il limite è 2 tera, ma il consiglio tecnico è di andare su un GPT già con i dischi non tera, perché sono già dei limiti nella locazione dello spazio. Una cosa che vi ho scritto, che non è un dettaglio, si ricollega a quello che ho detto prima. In realtà il GRUB, che è il bootloader di Linux standard, non conosce la geometria del disco quando parte. In realtà la geometria del disco la conosce il BIOS, il GRUB se ne frega abbastanza. Poi è molto importante invece che le partizioni siano corrette quando il sistema parte, perché lui deve effettivamente entrare nelle periferiche e lavorarci dentro. Diciamo che il punto fondamentale, sappiamo questa cosa che non più o meno siamo già arrivati al punto, il punto fondamentale sul discorso del partizionamento dei dischi è: più fate casini nel gestire le partizioni, poi più difficile diventa cambiare nel tempo. Allora, fin quando i dischi erano piccoli era relativamente semplice modificarli. Oggi come oggi, ridimensionare una partizione di un'intera richiede ore di tempo, ok? Quindi è per quello che dico, è inutile sbizzarrirsi nel fare cose tanto strane. La cosa giusta è scegliere una strada che sia la più verosimile, quella di distrazione che può dire la consiglio, se non siete particolarmente esperti, lo massimo. Su questo magari mi sovrappongo con chi ha fatto prima con sull'installazione. Linux è basato su software libero, questa è la filosofia del software libero, ha delle anche controindicazioni, no? Mi mette a disposizione più scelte possibili per fare la stessa cosa, cioè voi non avete un'unica strada da percorrere, potete fare 3 strade, 4 strade, 5 strade, n strade, questo vale per tantissime cose. Una delle cose che vi permette di gestire è il tipo di file system che usate nel disco principale di sistema. Sotto Windows avete LTFS, sotto Windows c'è FAT32, sotto Linux c'è XT2, XT3, XT4, GFS, XFS, ZFS, e andiamo avanti così per fin quando non... cioè c'è veramente una quantità industriale. Quando utilizzare? Utilizzate XT4. È quella di default adesso, è quella che funziona meglio, quella che non rompe le scatole con i file piccoli, non rompe le scatole con i file troppo grossi. Ha un equilibrio nel suo comportamento che va bene per fare più o meno tutto. Volete, se sapete di poter scegliere un altro tipo di file system, fatelo pure, però è una scelta che dovete conoscere. Siccome Linux è molto ben documentato, voi prendete, leggete, documentatevi, capite se va bene ZFS, usate ZFS, nessuno nega di farlo. Uno dei problemi a cui andate incontro se cambiate è che molta della documentazione di base per quelli che sono più, diciamo così, meno pratici con Linux è proprio basata su XT4. Voi cambiate questa cosa, si spezza tutto. Una cosa molto importante invece, questo dettaglio, non tutti i file system vanno bene per la cartella boot è quella che contiene i file di GRUB, quelli che permettono al BIOS di far partire la macchina. Se voi dentro mettete un file system strano, il GRUB, ciao con la mania, non riesce a trovare file, oppure se spostate la cartella si fate delle cose strane. Questo l'ho detto prima, il BIOS, quando la prima parte di GRUB viene caricata, non sa come è fatto il disco e non conosce neanche il file system. Quindi quel blocco lì dove vengono scritti i dati deve essere raggiungibile in qualche modo e deve essere il più semplice possibile. XTB utilizza il vecchio sistema del vecchio file system. Come è fatto il file system? Con tradizione termine, il file system è come viene allocato, dove vengono messi i pezzi nelle cartelle di Linux? Potrà sembrarvi strano, ma siccome Linux non è creato da un'azienda, ma è far frutto di una comunità, è nato come un essere estremamente caotico. Ci sono stati dei periodi, soprattutto negli anni 2000, che ognuno metteva le cose di cazzo di pareva, c'era uno che metteva Linux, un altro là, eccetera, eccetera. A un certo punto si sono resi conto che questo era controproducente, effettivamente creava delle difficoltà alle persone. E si sono messi tutti dietro un tavolo, ma hanno finito, hanno fatto questo standard che si chiama LSB. Se voi cercate l'SD su Google, vi viene fuori un sito dove l'ultima edizione, che c'è sia del 2012, non è neanche molto vecchia, c'è stabilito dove sono messe le cartelle, cosa c'è nelle cartelle, dove sono i driver, dove sono le configurazioni, dove sono i log, dove sono i dati delle applicazioni, dove tutto, c'è scritto tutto. Quindi,
se voi prendete in questo momento diverse distribuzioni Linux e andate a cercare una cosa, difficilmente, a meno che non sia buttato il cervello che ha fatto la distribuzione, difficilmente non trovate una cosa dove vi aspettate di trovarla. 15 anni fa non era così. 15 anni fa ogni Red Hat aveva le cose in un posto, la Debian ce l'aveva in un altro, Slackware ce l'aveva in un altro ancora. Era molto complicato, proprio gestire le macchine era molto difficile. Oggi è un pochettino più facile, ma non così. Non pensate che sia tutto risolto dall'LSD. Il problema è uno dei vantaggi di Linux, è che è comunque un sistema che è profondamente guidato dagli standard, e questa è una cosa che sempre si collega al discorso Windows. Windows è guidato da un'azienda che ha degli interessi, cambia le cose quando cavolo le fanno, mentre la comunità che sviluppa Linux, GNU Linux, è una comunità che impone dei vincoli. È vero che c'è tanta libertà, entro determinati schemi che devono essere assolutamente rispettati. Voi rispettate gli schemi, non c'è nessun problema. Non vengono rispettati, la comunità li uccide. Non è cattivo come comportamento, è proprio che essendoci tante persone che ci levano alle spalle, se non ci fosse un po' di ordine sarebbe caotico. Comunque, lo ribadisco, ognuno interpreta l'LSD al proprio modo, quindi vengono fuori comunque dei pasticci notevoli, cioè ogni tanto vengono fuori delle cose strane. Ecco, una cosa che sta... Mentre scrivevo queste bellissime questa presentazione, a un certo punto dico, ah sì, effettivamente, vi parlo di distribuzione, voi sapete cos'è una distribuzione? Più o meno, tutti chiacchi, cioè, sapete che cos'è una distribuzione. Linux non è nato, non è movendo, ci sono tanti gruppi che gestiscono tanti tipi di distribuzioni. Adesso sono andato a guardare su internet allo stato qua, perché è una cosa che si evolve nel tempo, adesso ce ne sono vive, in questo momento 300. Non una, 300. Poi quelle buone, tra virgolette, usate dagli utenti sono una decina: Ubuntu, Debian, Fedora Core, Linux Mint, cioè sono una quantità, Slackware, Red Hat, mi vengono in mente queste, poi ce ne sono altre che sono sicuramente più anche Gentoo, cioè ce n'è veramente una quantità industriale. Ognuna di queste è un insieme di come carico il kernel, come carico il file, come carico le strutture, c'è tutta una sua filosofia alle spalle. Poi in realtà tra di loro possono essere messi insieme a livello di famiglie perché utilizzano dei sistemi per aggiornare i pacchetti. Per esempio Ubuntu è derivata da Debian, utilizza i Debian, Red Hat, Fedora Core utilizzano i RPM, Gentoo usa un altro sistema, ci sono tutti dei sistemi diversi per ragionare i pacchetti. Una di queste famiglie si porta dietro tutta una serie di distribuzioni che sono basate su questa cosa. Molto interessante, è difficile scegliere da una all'altra. Io per esempio utilizzo molto Debian Ubuntu, ma è una scelta tecnica che mi è stata quasi imposta dal mercato perché mi sono trovato tante macchine di questo tipo a gestire. In realtà gestire quello, gestire Red Hat, non me ne frega assolutamente nulla. Cioè, l'utente normale secondo me si trova molto meglio a lavorare con cose più semplici. Secondo me Debian è un pochettino più facile, quindi Debian e Ubuntu sono più semplici da gestire piuttosto che una Fedora Core o una Gentoo. Siamo arrivati al punto in cui il sistema operativo sta cercando di partire, ha finito di caricare l'intero lì. Esiste sotto GNU Linux un processo, che è il processo padre, che si chiama init, che è il processo 1. È il processo che lancia tutto, ok? Questo processo che lancia tutto è quello che decide praticamente le sorti del sistema dal punto di vista dell'esecuzione, perché incomincia e dice ok, adesso dobbiamo inizializzare le periferiche, dobbiamo caricare il file system, dobbiamo montare tutti i file system della macchina, dobbiamo inizializzare le tecniche, comincia a fare tutte le operazioni di routine. Ha un conto delicatissimo ed è anche l'init responsabile della partenza di tutte le cose che devono arrivare fino alla fine, anche della grafica, quindi è un componente molto importante. Nelle ultime Ubuntu, vi cito questa perché la conosco bene, il componente che gestisce tutte queste cose si chiama upstart e gestire da sistema, cioè voi potete decidere di far partire un servizio quando, in che condizioni, in che modo, a necessità, scatenare un nuovo evento. È molto molto articolato, veramente molto articolato. La particolarità di Upstart è stata introdotta soprattutto perché le macchine Ubuntu, per velocizzare la partenza, non so se lo sapete, ma Ubuntu è molto veloce a partire, invece per la sera
è stato introdotto per parallelizzare, per rendere parallela la partenza della macchina. Cioè quando Upstart parte riesce in qualche modo a capire quali operazioni può fare in parallelo e quali invece deve mettere in sequenza. Facendo questa scelta riesce a presentare molto più velocemente il desktop all'utilizzatore e è molto più veloce anche nel fare partire la macchina. Le prestazioni del CPU permettono di fare questa cosa, lo fa e funziona molto bene. Io vi ho detto che praticamente una delle cose che inizializza Upstart è la rete, è uno dei primi componenti che vengono inizializzati, fa parte delle cose che devono assolutamente essere fatte partire. Tutti i servizi che dipendono dalla rete, quindi se fosse un server Apache, SQL, tutto quello che dipende dalla rete, alla fine, se è un desktop, parte un componente che si chiama Display Manager, che è quello che vi presenta il login della macchina quando la macchina parte. Naturalmente si può fermare la console, cioè se è un server non è necessario lanciare la grafica, si ferma il punto, non deve eseguire null'altro se no tutti i servizi collegati alla rete. Quindi la differenza, questa è una cosa, una delle differenze che posso citare tra Windows e Linux, è che mentre i componenti base di Windows si fermano alla grafica e da lì poi scende tutto il resto, Linux si può fermare prima, quindi carica molti meno componenti in memoria, leggero, più tranquillo, e comunque è gestibile, la console ovviamente, ma è gestibile. Solo nelle ultime versioni, penso dalla 2008, è stato introdotto anche in Linux una modalità di interfaccia semplificata, che può essere gestita da remoto, ma comunque non carica tutti i componenti di gestione grafica, ma comunque è grafica. Qui stiamo parlando, cioè, una macchina Linux si ferma qui, adesso ve lo faccio vedere, cioè, questo è l'avanzamento del boot una macchina senza andare a cercare cose strane, testo puro, senza nessun problema. Il display manager è un ulteriore componente che voi vedete, è quello che vi presenta il login della macchina, è quello che vi permette di scrivere sono utente tali e tali e la mia password è questa. Sottigliezza, non è necessario che ci sia, fa parte delle scelte che potete fare, potete installare tre tipi di display manager, potete mettere uno che si chiama NoDM, che significa che non voglio un display manager, parte la macchina vi presenta direttamente il desktop. Avete caricato un componente in meno, viene molto più veloce. Sulle macchine con poca RAM si fa così. Il display manager ha anche delle altre funzionalità, tipo di permettere l'accesso al desktop remoto, stiamo parlando di cose un pochettino complicate. La grafica di Linux è un altro componente molto strano. Perché la grafica di Linux è nata, quindi dico 1986, una cosa del genere, cioè siamo ai limiti di 30 anni. E nonostante sia vecchia di 30 anni, continua a essere compatibile con le applicazioni vecchie di 30 anni. Non esistono tanti componenti software che hanno questa vita, ok? Fa parte delle caratteristiche di Linux. È basata fondamentalmente su comunicazione. Non è un server grafico come quello di Windows, dove c'è l'applicazione interagisce con la grafica. Non è così. L'applicazione comunica con la grafica, in qualche modo. Il metodo di comunicazione, più è richiesta performance, più diventa evoluto. Il sistema base di comunicazione è TCP/IP. Tant'è che le applicazioni X possono essere lanciate in rete, cioè io posso entrare su questa macchina, eseguire un'applicazione da un'altra parte e visualizzare sulla mia macchina quello che fa l'applicazione. Cosa che Windows fa solamente con il desktop remoto e per tutto il desktop, invece se parlare di una singola finestra, una singola applicazione, una singola cosa. La comunicazione diventa più evoluta con cosa? Con il 3D, con i filmati, questo perché è necessaria performance. Un filmato 640x480 visualizzato da un media player qualsiasi genera un flusso di dati talmente alto che comunicandolo via rete sarebbe stato impossibile da gestire. Allora sono nati tutta una serie di meccanismi molto complessi di comunicazione che ottimizzano questa cosa. OpenGL si interfaccia in qualche modo con il sistema sotto, è abbastanza complicato. I driver delle schede video avanzati, che spesso gli utenti Linux si trovano a scornare per installare sulle macchine, servono per consentire alle applicazioni multimediali, per esempio, di interagire in maniera efficiente con le periferiche che hanno sotto. Se voi non avete il driver corretto, la comunicazione avviene tramite TCP/IP, il video va scatti, non funziona in 3D, ci sono tante cose che non possono funzionare. Questo proprio perché mancano questi componenti di dialogo veloce verso l'hardware.
una volta partita la grafica, mi potrebbe stupire, mi piacerebbe farvelo vedere, ma è un po' complesso. Avete non le finestre, avete dei rettangoli sullo schermo, il mouse, che è una croce, e basta. Non c'è niente. Non ci sono neanche i modi per dimensionare le finestre. Perché questa funzione è delegata a una cosa che si chiama Window Manager, altro componente, altra scelta, ce ne sono 25. Ognuno di questi window manager ha le sue caratteristiche, piccolo, leggero, pesante, medio, 3D, non 3D, faccio tutto io, non faccio niente. Veramente, ce n'è una quantità industriale. Ognuno di questi ovviamente ha un peso in rami, in regolazione, e molto può essere piccolo o complesso, è veramente una scelta difficile. Ogni ambiente grafico si porta il suo window manager. Il window manager che cosa vi fa? Vi aggiunge la finestra, il bordo, il menu in alto, la possibilità di selezionare, di trascinare le finestre, spostare, sembrano cose banali, sono componenti software anche quelli, che pesano, che possono essere tolte. Se voi dovete fare una macchina che visualizza una schermata, grossa così sullo schermo, con dei dati dentro, potete togliere tutto quanto e lasciare direttamente l'applicazione che visualizza i dati senza tutto il resto. Rompe solo le scatole. Siete liberi di scegliere di farlo, nessuno viene aiutato, senza distruggere niente, non stiamo ragionando di fare cose strane. Questa è un'altra cosa che, per esempio, sotto Windows non si può fare. Sotto Windows, quando carica il sistema, c'è tutto. Non puoi togliere dei pezzi del sistema, fa parte del sistema. Scusa, il controllo lei, come fai a metterlo? Quando c'è il Windows Manager, perché scrive tutto, come fai a farlo riuscire a... Ogni Windows Manager ha una sua procedura di rimpiazzo. Allora, diciamo che ogni sessione X, cioè ogni schermo, può avere un solo window manager, questa è una banalità, ma non è una banalità. C'è un modo per dirgli, ok, attaccati alla grafica, Windows Manager dice, attaccati alla grafica, se ne trovi uno, buttalo via, altrimenti, se non sei in grado di buttarlo via, rimani tu. Se perdi il window manager, l'unica cosa che ti ritrovi tutte le finestre che non puoi spostare, eccetera, eccetera, l'unica cosa che puoi fare, come ho fatto prima, controllare F1, vai in testo, rimuovi il ruolo. Prima, sono arrivato da lì, avevo una sessione grafica che non andava bene, non ci ho neanche pensato di chiuderla, sono andato da DOS, ho killato il server X, ho fatto ripartire tutto. Questa è un'altra cosa che non puoi fare con Windows, se vogliamo ricalcare differente, essendoci un sistema con sopra X sopra, con sopra caricato X, tu puoi benissimo andare a livello di sistema e dire ok, uccidi la parte grafica, il sistema continua a funzionare, per rifare partire la parte grafica. Sono due componenti distinti, non è una cosa unica, quindi la grafica è separata. Se ti capita di perdere il window manager, sono cavolo. Facendo sperimentazione a volte capita che non si riesce neanche a fare controllante F1, cioè, io Federico che è uno specialista in queste cose, le macchine che non partono, non fanno il controllante F1. E allora c'entri da remoto sulla macchina di SSH, uccidi la grafica e la devi partire. Cioè, sono tutte cose fattibili, da sistemista ma compatibili. Cioè, un utente non mai fa ripartire la macchina prima. Non succede assolutamente nulla. Come? E se ci sono dei componenti danneggiati, sì, ma a questo punto conviene far ripartire la macchina, entrare da testo e lavorarci sotto. Cioè, noi facciamo dei bug di questo tipo di applicazioni, però si fa così. Cioè, tu lanci la macchina, ti metti su un altro computer, entri in remoto sulla macchina e fai girare le applicazioni sulla macchina fino a quando non trovi che cosa si scassa, metti a posto lo sistema. E questo sotto Windows non puoi farlo. Ci sono tante cose che nell'ambiente Windows non possono essere fatte. Parliamo di ambienti grafici completi. Voi se conoscete un po' Linux, questo non lo so, ma vi faccio l'idea che qualcuno avete visto. Sotto Linux, come sempre, scelta, caos totale. KDL, XDE, TVN, GNOME, sono tutti ambienti dove c'è un window manager con tutta una serie di applicazioni collegate. Sulla stessa macchina coesistono senza picchiare, perché sono strati sovrapposti, anche diversi tipi di window manager. Non è necessario che sia che in una macchina ci sia installata una sola cosa. Ogni macchina può gestire diversi tipi di window manager e gli ambienti grafici completi. Quindi uno può avere sulla stessa macchina GNOME, KDE, LXDE, TVN, che è un altro window manager molto semplice. Tutto funziona perfettamente. Ovviamente ognuno ha le sue caratteristiche e le sue cose che possono essere utili per fare delle cose differenti. Cioè, sinceramente io uso GNOME, non l'ultima versione, ma sono innamorato delle versioni precedenti, perché sono innamorato di cazzo. Come stiamo per tempo? Meno 20? Ok. Ho quasi finito, cioè mi sembra che c'è poca.
corro un pochettino. La parte auto di Linux è in ritardo rispetto a Windows, lo dico perché c'è un termine di paragone diretto, ma l'ultima evoluzione è una cosa spaventosa. Perché a differenza di quello che succede su Windows, che è un pochettino tutto più ingessato, la filosofia di Linux è diventata immediatamente client server. Da un certo punto in poi hanno deciso di mettere questo un gateway, prima era il sound, adesso è un audio, che interagisce con i dispositivi audio verso il basso e dall'altra parte verso l'alto interagisce con le applicazioni. È un approccio molto particolare che permette di avere diverse applicazioni, ognuna delle quali interagisce con una scheda audio differente. Voi potete avere il lettore multimediale che vi mette la musica nelle cuffie Bluetooth e Skype che lavora con le casse di microfono e computer contemporaneamente sulla stessa macchina, lo decidete voi, non decidono l'applicazione. Cosa che sotto Windows non si può fare, per esempio. Forse con Windows 8, però la metto un po' così. E, il 3D ne abbiamo già parlato. Le librerie di comunicazione veloce sono DRI, DRM e MESA. DRM sta, non è quello del Write Management, ma è Direct Rendering. Allora, io ho sollecitato, cioè, come vedete abbiamo quasi finito. Qualcuno si è fatto la domanda, io l'ho scritto nell'altra, perché è una cosa non altra. Perché sta dando un sistema 32 bit e 64 bit? C'è qualcuno che mi dà delle spunti? La gestione della logica. Allora, adesso vediamo se si può. Vedete questo numero qua? Questa macchina qui mi dice che ha 8 giga di RAM, un portatile, eh? Ma cosa strana, guardate qui, non è una macchina 64 bit, mannaggia, non è la RAM. E purtroppo è così, cioè il problema del 64 bit e 32 bit non è un problema che è legato a dei componenti fisici di sistema, la CPU, la RAM, il disco. Ci sono delle esigenze specifiche che spingono verso 64 bit e sono il fatto che le macchine 64 bit sono in grado di gestire molto bene i dati di dimensioni molto grosse. Ve lo dico proprio senza peso della lingua, l'utente normale non se ne fa un cavolo di strada. Se fa determinate cose, ma nella norma del comportamento di una macchina non servono. Questa è una macchina che supporta 64 bit, siccome è un sistema operativo installato nel 2008, nel 2008 le macchine 64 bit non c'erano, almeno io non ce l'avevo, un PC normale a 32 bit, ho cambiato la macchina, ho cambiato l'hard disk, il sistema operativo è rimasto sempre quello, è rimasto a 32 bit. Come vedete funziona benissimo, vedo 8 giga di RAM, i 64 bit sono stati per qualcuno, non diciamo chi, un ottimo strumento per fare marketing. E lo sono diventati di nuovo adesso. Adesso faccio una battutina sulla presentazione della iOS 7 del nuovo iPhone 5, ma cioè, se ne sono arrivati dicendo abbiamo il cellulare 64 bit. Smentito, questa cosa smentita da chi fa questi CPU RISC che sono montati dentro i processori che ci sono dentro le macchine dell'Apple, che ha detto questa cosa non influisce sulle prestazioni. È una buffa, è una provocazione commerciale che però naturalmente ha avuto subito esito perché tutti dicono questo sistema operativo non serve a niente, zero. Al limite peggiora le prestazioni. Questo perché il fatto di lavorare a 64 bit significa che invece di avere i dati grossi così, voi ce li avete grossi così. Quindi se avete 2 giga di RAM su un telefonino a 32 bit, è come se avreste 4 su un telefonino a 64 bit, ipotizzando di andare a 64 bit. Tenete conto che iOS 7 è ancora 32 bit, la CPU supporta 64 bit, ma il sistema è 32 bit. Linux nasce e viene sviluppato cercando di mantenere un comportamento seamless, cioè non c'è differenza quando tu lavori a 32 e 64 bit. Se voi partite con una macchina a 64 bit, installate un pacchetto che si chiama LibA32, che è un pacchetto di compatibilità, e prendete un'applicazione a 32 bit e la lanciate, la esegue senza problemi, non fa una piega, senza toccare il sistema, senza pasticciare. Quindi significa che 64 bit è qualcosa di più, non serve, cioè secondo me non serviva. In realtà ha delle controindicazioni.
soprattutto quando si hanno quantità di memorie grosse. Per esempio, macchine 32 bit, adesso voi vedete col PAR, che è questo kernel, che è un kernel standard di Ubuntu, si arriva a 8 giga. In realtà la massima memoria che si può allocare con una macchina 32 bit allo stato attuale sono 32 giga, o 32 giga, non va, cioè no, stiamo ragionando di una 32 giga di RAM. Chi di voi ha un desktop a 32 giga? Io ho dei server, ho dei server che hanno 32 giga di RAM, i miei PC normali non li montano. E andando ovviamente oltre si sente la differenza. E si sente soprattutto quando si gestiscono file di grosse dimensioni. Che ne so, se dovete lavorare con le immagini dei DVD, cavolo, montate un 64 bit, va bene, ci sta, è una macchina poi un pelino più veloce. Tenete conto che la differenza di prestazione può essere 15-10%, 20% in più. Sulle applicazioni che fanno uso pesante della memoria, un database, un data warehouse, 4 tera di dati, allora forse vedete la macchina che va al doppio della velocità. Per esperienza non è una cosa così. Io credo che con questo gli argomenti che avevo messo da parte li ho finiti, quindi mi aspetto qualche domandina, quelle magari cattive, se ci sono. Quanto tempo abbiamo? Ci siamo, allora ce l'ho fatta, ho tagliato un po', ce l'ho fatta. Quindi, se uno volesse installare dei pacchetti CAD su questa versione di Linux, quale versione sarebbe meglio installare? Allora, l'applicazione CAD è una di quelle applicazioni che ha il suo controverso. Praticamente, allora, intanto sotto Linux non esistono software CAD come sotto Windows. Questo perché il mercato ancora non ha scelto in via stabile Linux come piattaforma per il CAD. Non è vero, perché ci sono dei prodotti molto validi. Diciamo che nel momento in cui si va su un'applicazione CAD, si va su un'applicazione che è un po' più performance, richiede più prestazioni sulla macchina. Quindi è quasi impensabile metterlo su una macchina con meno di 4 GB di RAM, o addirittura meno di 16 GB, si mette magari un disco molto prestante. Può avere un senso quel 10% di prestazioni in più che ti dà un 64 bit quando la macchina cresce in dimensioni. Una cosa che non vi ho detto, questo trucco di far vedere la macchina 8 GB di RAM, anche se è un 32 bit, costa un 5% di prestazione. Non è gratis, si fa, però a me sinceramente non è per niente il 5% di prestazione in meno. Se tu hai un'applicazione che ha bisogno di sfruttare la macchina, quel 5% fa, allora vai a 64 bit, non c'è nessun problema. Cioè, penso che non esistano nemmeno le applicazioni CAD a 32, però tenete conto che se tu installi una macchina a 64 bit e poi ci metti un'applicazione a 32, se non è una macchina fatta, se non è una distribuzione idiota, siccome esistono, se non è una distribuzione idiota ti funziona. Dimmi? Non sapere, ma perché quando al caricamento fai prima partire il processo di init che fa partire gli altri sistemi, non fai partire direttamente gli altri sistemi, gli altri processi? Il sistema non ha modo. Allora, quando il sistema parte, c'è un processo. Ci vuole qualcuno che ne faccia diventare tanti. C'è una tecnica che si chiama fork, proprio divisione dei processi, e l'init ha proprio il compito di forcare, cioè di dividersi in tanti piccoli processi diversi e di far partire in parallelo l'applicazione, altrimenti ne avremo una sola. La seconda cosa che volevo chiedere, come fa il sistema a capire la partizione della disk? Beh, questa è una cosa che viene specificata, questa è una cosa che è scritta dentro il gruppo. Se il gruppo non sapesse dove andare a prendere il file system, non partirebbe. Ma c'è scritto nel gruppo. Questo è uno di quei casi in cui le configurazioni sono circolari, cioè parte il sistema deve sapere dove è messo per potersi configurare. Per dire la BIOS non ha nessun BIOS, non invia nessuna informazione riferita alla partizione dell'hard disk. Lo faceva il DOS, stiamo parlando di 30 anni fa. Oggi come oggi non è così. Cioè, una volta c'era la partizione attiva, adesso ci può essere su. Io prima ho visto una macchina con 6 sistemi operativi installati sopra, cioè non esiste una partizione attiva di una macchina del genere, cioè è impensabile. Dice il GRUB che enumera le partizioni, dice fatto con questo, fatto con quell'altro, ma è il GRUB a decidere. Ma il GRUB lo decide quando è già stato caricato qualcosa, è occhio. Ci deve essere una partizione di sistema, quella famosa cartella /boot, che è quella che contiene le configurazioni di GRUB. Tant'è che il sistema operativo non va a dire al BIOS, va a scrivere dentro /boot le cose e poi il GRUB se le legge di lì. Per quello che non può essere formattato in maniera strana, cioè, ve l'hai detto tutto, deve essere leggibile, deve essere una cosa strana. Altra cattiva? No, deve essere cattiva, se no io... Installazione su schede madri con EFI, anziché BIOS.
si può fare, c'è qualche controindicazione? No. L'unica controindicazione c'è sui Macintosh, perché le macchine delle Apple, naturalmente in Cupertino si sono divertiti, le leggi l'hanno fatto in maniera diversa, però c'è un, nel caso di Ubuntu la 13.10 ha una versione, un ISO apposta per i Mac, ma dal punto di vista del funzionamento l'EFI o il non EFI non dovrebbe cambiare nulla. Tenete conto che l'architettura EFI è stata sviluppata da Intel e naturalmente Intel ha cercato di svilupparla a favore dei brand commerciali, quindi soprattutto di Microsoft. Peccato che lo standard EFI sia uno standard aperto, che è stato normalizzato a livello internazionale, uno standard internazionale, per cui è stato molto semplice, anzi, devo dirvi una cosa, molto probabilmente Linux era già EFI compliant molto prima di Windows, ma forse addirittura prima del Macintosh, perché quando è uscito, quando sono uscite le piastre Mac, è stata la prima diffusione notevole sul mercato di EFI, ma in realtà EFI è nato sulle macchine Itanium, che erano delle macchine che contavano una versione di Windows inguardabile, oppure con pochi arrangiamenti una versione di Debian che era funzionante decentemente. Quindi esistono in giro tante macchine Itanium che montano Debian, e le macchine Itanium avevano solo EFI, non avevano Windows normale. Spero di essere stato chiaro. Invece la differenza tra l'EFI e il WEFI, perché adesso nelle nuove schede madre comunque si mette sempre il BIOS WEFI. Allora, stiamo parlando di EFI, visione differente, come è fatto, come è implementato, ma sempre EFI, quindi la stessa cosa. Sì, la stessa cosa. Cioè, l'ho detto prima, è uno standard, cioè i costruttori di piastre madre possono fare tutti i voli che vogliono, quello è uno standard a cui devono attenersi, non derivare e fare cose strane. L'unico che l'ha fatto è stata Apple, infatti se l'è presa, cioè adesso sta litigando con i costruttori di piastre madri perché hanno dei problemi con queste versioni di EFI in particolare che hanno sulle loro, sulle loro macchine, però se lo possono permettere, cioè, con quello che costa l'hardware Apple, lo può permettere. Altro? Qualcuno si è addormentato? Non so. Cos'è un kernel file? Kernel? PAE. PAE significa Physical Address Extension, cioè è un kernel che è costruito, quello che uso io, un kernel file, che quindi è un kernel a 32 bit, normalmente, che ha un'estensione che gli permette di mappare più di 4 giga di memoria, che sono quelli limiti della macchina 32-bit, facendo vedere al sistema il meccanismo e un sistema finestra, cioè lui prende una finestra sopra i 4 giga, la mappa dentro i 4 giga e la fa vedere al sistema e poi la butta fuori, una cosa più o meno così per farti capire. E per quello che c'è questa perdita di efficienza, perché lui quando deve accedere al di sopra dei 4 giga deve sempre fare questa operazione di spostamento. È un lavoro che viene delegato al componente sistema che è il gestore della memoria, che è uno dei componenti che viene usato di più da una macchina Linux, quindi ovviamente stressando dal punto di vista del funzionamento quello le prestazioni che cadono, 5%, non è tanto ma non è neanche poco. Cioè questo, per farvi capire, se tu prendi un computer 386, quindi un computer a 32 bit, gli metti 6 giga di RAM e tiri il file, non ha senso. Per 2 giga di memoria in più prendi il 5% di prestazione. Sono cose che, questo fa parte del mio lavoro, cioè trovi a volte dei clienti che hanno delle soluzioni di questo tipo che vanno, non hanno le capo di coda, cioè tu rinunci al 5% di questo tempo per avere 2 giga in più di RAM, allora metti in carne la 64 bit. Lì ha senso, perché poi il cliente lì è il classico cliente che ti chiama e dice no, funziona abbastanza veloce, e vabbè, non ho fatto io questa scelta, se l'ho fatta io ho sbagliato, lo ammetto, ma di solito sono ornato che l'ha fatto, perché non sapevo. No, e tra l'altro il kernel file è installabile su tutte le macchine, cioè è un pacchetto standard, solo che normalmente tu installi punto tra tutto ti installa il kernel normale, in realtà basta mettere Linux image meno PAE, una cosa del genere, ti carica il kernel PAE, addirittura la versione 3.8 del kernel non esiste la versione non PAE, non esiste proprio. Infatti questa macchina qui monta un 28033 38033, la versione del kernel è 3833, come vedete non c'è scritto PAE da nessuna parte, non si mette ovviamente, però è una versione segreta, è una versione normale. Non esiste, mentre nelle versioni
giusto per farvi vedere, questo è l'elenco dei kernel che ci sono su questa macchina. Questo è la versione 3.0.56 generic, avendo una macchina con 8 GB di RAM, io uso peggio. Però sinceramente lo dico, in realtà uso meglio di 4 GB di RAM, quindi potrei tranquillamente mettere. Domanda? Una domanda. Prendo preparare una partizione cifrata, consigli limitarla alla home oppure estenderla a tutto il disco? È una bellissima domanda, ok. Secondo me cifrare la partizione home è una scelta che può essere fatta. Il grosso del problema di la cifratura in tempo reale di Linux è una cosa spettacolare, perché è molto trasparente per il sistema, molto bella. Non c'è perdita di performance? Sì, ovvio, per forza. E ci sarà arrivato subito dopo. Secondo me non ha senso per metterci la cartella dell'utente, a meno che nella cartella dell'utente non ci siano delle cose riservate. Allora, se ci sono delle cose riservate, tanto vale creare un'altra cartella del file system dove dentro ci metto le informazioni riservate, che è quella di crittografarla, almeno, che ne so, apro Thunderbird. Adesso io vi faccio vedere questa cosa, che sicuramente adesso apro Firefox. Cioè Firefox deve venire fuori così, cioè, ci mette a mettere un mezzo secondo a partire. Se tu lo metti su una cartella cifrata ci mette un po' di più. Adesso io barro perché ho un disco stato solo, però fondamentalmente il concetto è questo: su una macchina normale i tempi di decrittazione dei dati che ci sono sul disco ci sono. Abbiamo anche a che fare con delle macchine, con dell'hardware ultimamente, che è talmente tanto sproporzionato. Questa è una cosa che non ho detto. Tempo fa, quando mi divertivo ancora, facevo queste cose qui, no? E presentavo al Linux Day delle cose. Chi l'ha già vista, cioè qualcuno che l'ha vista, no? Le macchine fondamentalmente sono fatte di canali di comunicazione che non hanno capacità infinita, sono limitate. Questa è una macchina abbastanza recente, 1 GB al secondo, 3,2, 6,4 GB al secondo. Il bus PCI, che è quello dove è attaccata la scheda di rete, ma anche questo dove sono attaccati i dischi, sono dei bus che vanno a 1 giga al secondo. Quindi la capacità di velocità delle comunicazioni all'interno di una macchina è comunque limitata. Poi la capacità di elaborazione della CPU lo è ancora. In questo momento siamo in una fase in cui il processore va a 1000, il disco va, nel caso dei dischi normali, a 10, nel caso dei dischi dello stato solido a 100, sto facendo dei numeri per farvi capire, c'è un ordine di grandezza. E metti la crittografia in mezzo, già va piano, perché 100 rispetto a 1000 è poco, stiamo sempre facendo riferimento alla CPU, e tu a un 10 gli aggiungi anche la crittografia, alla fine, cioè queste sono accorgimenti che in una macchina, cioè se un utente normale magari non ci pensa, poi alla fine sono usurati di spesa. Io se do un consiglio, mettete una partizione a parte dove mettere i dati crittografati, non la cartella home. È più complesso perché l'installazione di Ubuntu, per esempio, ti fa la crittografia della cartella home. Da qualche parte bisogna semplificare, se non diventano tutti matti, cioè non è applicabile a Ubuntu. Altro? Va bene? Sì, sì, perfetto, grazie. Per l'ignorante, cos'è il disco allo stato solido? Allora, bellissimo, no, ce l'ho. Preparato su questo sono preparato. Allora, disco allo stato solido. Senza entrare nei dettagli, fondamentalmente si parla di una periferica che è un disco a tutti gli effetti, che si interfaccia verso il sistema come un disco, con un'interfaccia SATA standard, non parliamo. Al suo interno che cosa c'è? C'è questa struttura strana, no? Questo è il PC, qui c'è l'interfaccia SATA, qui c'è l'interfaccia SATA. Dentro il disco SATA c'è un controller che accede a dei chip di memoria. Questi chip di memoria sono memoria che non è ovviamente memoria volatile, ma è memoria interna di flash. E di una velocità spaventosa. Perché di una velocità spaventosa? Perché non ci sono componenti meccaniche. No, attenzione, la velocità non è rilevante per il trasferimento dei dati, paradossalmente, ma è rilevante per la latenza, cioè quanto tempo ci mette il sistema per avere un dato disponibile, non tanto quanto tempo ci mette a tirare un dato. E un dettaglio: i componenti di un sistema Linux normalmente sono piccoli, non sono grandi, ok? Piccoli, mediamente piccoli, cioè un sistema a partire, adesso non vi faccio vedere il portatile, un sistema tutto completo ci mette, che ne so, sono 4 giga di roba da caricare, un SSD ovviamente che fa 400 mega al secondo ci mette quanto? 10 secondi? Carica tutto, bellissimo, risolto il problema. Il disco normale
è un po' più lento, fa 50 mega al secondo, 40 mega al secondo, gli scrivi qualcosa, cagato, sicuramente delle cose inguardabili, per cui non mettiamo neanche in conto. Però capite che mettere un SSD su una macchina, lo storage arriva a essere un po' più performante, ma ricordatevi quello che ho detto prima, la CPU va a 1000 e il disco va a 100 con l'SSD e va a 10 con il disco normale. Quindi il problema è che le performance della CPU sono sempre comunque sproporzionate rispetto a quello che c'è sotto e quello storage. Quindi l'SSD è uno dei beni, tra virgolette, di quest'ultimo periodo, cioè non ci fosse, per me sarebbe impossibile, però... Quindi se io avessi una macchina molto vecchia, sì, potrei cambiare solo il disco e... Allora, questa macchina qui, non vi faccio vedere una cosa, cioè non è suola, però... Mannaggia, dov'è? Mi è andato fuori dallo schermo. Ok, questa macchina qui è stata installata il 21 dicembre del 2008, l'ho detto prima, è una macchina 386, ovviamente l'ho installata su un disco normale, a un certo punto era lento, ho sostituito la macchina, a un certo punto dalla macchina sostituita ho tolto il disco SATA normale e ho messo il disco allo stato solido, ho copiato i dati sul disco allo stato solido, ho installato per una roba da sistemisti, avete pazienza, funziona. Ovviamente le prestazioni sono, cioè, vi posso fare, cioè, quanto ci mette OpenOffice a partire, adesso non vale perché già, non faccio vedere quanto ci mette Gimp a partire, almeno capito, cioè, questo è Gimp che parte su una macchina del genere, cioè, ci deve avviare le estensioni, però, cioè, su un computer normale sarebbe ancora lì. Credo che sia tra le ultime domande, se non può dire. Giusto? Quanti siamo? Sì, siamo fuori. Ultima domanda, via pazienza. Disco allo stato solido, cosa hai montato in FSH per il dentro FS o l'altro FS, se hai montato qualcosa? Come era? C'era voce? Non si tocca niente. Consigli in proposito per evitare? Assolutamente, cioè, con i dischi, con la generazione attuale di dischi, sono la terza generazione, quarta generazione di dischi allo stato solido, non va fatto nulla. E se fosse più vecchio? E se fosse più vecchio, auguri. Auguri. La generazione 1 faceva la generazione 2, la generazione 3 diventa un problema. Bisogna capire da device a device come si comporta. Signori, mi buttano poi gli abbatti. Chi c'è dentro di me? Ah, ok, benissimo. Non ti prendiamo tempo, basta. Grazie a tutti.